Final Fantasy XIV Online è sbarcato su Xbox. Grazie anche alle 4 espansioni principali, questo MMORPG è così vasto che potreste non sapere da dove cominciare. Ma noi siamo qui per questo, no? Iniziamo! Prima di tutto, vi serve qualcuno da impersonare. Il sistema di creazione di personaggi vi permette di scegliere race, gender e clan. È più che altro una scelta estetica, anche se race e clan influiscono leggermente sulle vostre statistiche di base. Per esempio, gli Wrothgar hanno una forza e una vitalità maggiori, mentre i Duskwhite Alizen e i Midlander Hure sono più intelligenti. Anche se queste differenze non hanno molta importanza nel quadro generale, vale la pena tenerle in considerazione. La starter class che sceglierete avrà un grande impatto sul vostro stile di gioco, ma non temete, la parola chiave di Final Fantasy XIV Online è flessibilità, quindi potrete cambiare class quasi subito. Scegliere la starter class significa anche decidere il vostro ruolo di combattimento. Le class si dividono in tank, che guidano la carica e assorbono il fuoco nemico, healer, che potenziano e mantengono in salute il resto del gruppo, e damage dealer, meglio conosciuti come DPS, che si concentrano sulla distruzione dei nemici. Anche in questo caso, un solo personaggio potrà assumere tutti e tre i ruoli, però dovrete scegliere con cura quello iniziale, perché gli eventi multigiocatore come Dungeon e Trial, che approfondiremo fra poco, decideranno con chi farvi giocare proprio in base al vostro ruolo. E adesso diamo un'occhiata alle class. Partendo dai tank, Gladiator è un'ottima scelta per i nuovi giocatori. Grazie alla combinazione di scudo e spada garantisce un buon equilibrio tra attacco e difesa, mentre si prende confidenza col gioco. Se vi sentite un po' più spavaldi, Marauder è un tank armato di ascia e leggermente più orientato ai danni. Passando ai DPS, Archer è una class agile e basata sulle azioni ad ampio raggio, ottima se amate chinarvi e schivare i colpi nemici. Pugilist invece è tutto incentrato sul corpo a corpo. Abbastanza presto potrete sbloccare le sue combo e gli attacchi micidiali con cui colpisce più nemici. Lancer è un'altra class basata sul corpo a corpo e utilizza una alabarda. Infligge danni leggeri a distanza e più avanti nel gioco sviluppa un'interessantissima abilità nel salto, di cui parleremo nella prossima sezione. Se desiderate un approccio meno diretto, Rogue, armato di doppio pugnale, è un'opzione più furtiva. Scegliendo un DPS basato sul corpo a corpo, potrete sfruttare i positional. In pratica, alcuni dei vostri attacchi infliggono danni maggiori se colpiscono il nemico da una particolare angolazione, per esempio alle spalle. Arcanist è davvero divertente perché, pur essendo un DPS, nelle prime fasi della partita ottiene anche l'accesso a un incantesimo di guarigione. Inoltre, quando arriva il momento di scegliere un job, di cui parleremo tra poco, Arcanist può trasformarsi in DPS o healer. Quindi è un'ottima scelta se volete tenervi aperte diverse strade. La cosa migliore è che Arcanist può evocare degli animali domestici chiamati Carbuncle, piccoli coniglietti dall'aspetto stupendo, ognuno dotato di abilità ed effetti diversi per aiutarvi. Thaumaturge è una class decisamente meno adatta ai principianti, specializzata nella magia distruttiva. Fa paura, eh? Per utilizzarla in modo efficace dovrete prendere confidenza con il sistema di combattimento. Proseguendo nel gioco, sbloccherete alcuni attacchi davvero potenti. Se invece siete delle anime gentili e volete iniziare come guaritori, allora l'unica scelta per voi è il Conjurer. Fin dall'inizio avrete a disposizione una vasta gamma di incantesimi curativi e dannosi. Fluttuando sul campo di battaglia, aiuterete i vostri compagni e tormenterete i nemici. Siete ancora lì? Ottimo, perché è il momento di parlare dei job! Quando il vostro personaggio avrà raggiunto il livello 30, potrete far evolvere la classe iniziale che avete scelto in una versione migliorata, il job. Gladiator diventa Paladin e può sfruttare abilità curative e di supporto mentre brandisce la spada. Marauder diventa Warrior, un enorme bruto dotato di asce enormi e abilità di supporto per aumentare ulteriormente la sua forza e infliggere danni pesanti. Raggiunto il livello 30, Conjurer diventa White Mage e ha a disposizione una serie di abilità di guarigione per curare gli amici in vari modi. All'opposto, Thaumaturge diventa Black Mage e può sfruttare una serie di magie esplosive e distruttive. A livello 30, Pugilist scopre la fede e diventa Monk. Il set di mosse basate sulle arti marziali ha moltissime opportunità per combo e positional, quindi è il job perfetto se volete davvero annientare i nemici. Lancer si trasforma in Dragoon, usando il bastone per lanciarsi in aria e sferrare attacchi potentissimi dall'alto.
Rog diventa ninja e ha a disposizione un arsenale di magie ninjutsu per integrare le sue abilità furtive. Per sfruttare al massimo questo job è necessaria una certa bravura nelle combo, quindi non è il più semplice, però è estremamente gratificante. Arcanist è forse il più interessante perché può diventare summoner o scholar. Il primo evoca un servitore, il secondo è accompagnato da una fata. Sono entrambi un po' complicati perché dovrete tenere d'occhio sia il personaggio che il compagno, ma ottimi per raddoppiare i danni. Nelle espansioni, i job sono ancora più numerosi e vale la pena ripetere che, a differenza di molti MMORPG, Final Fantasy XIV vi permette di cambiare classe e job del personaggio quando volete. Quindi non dovrete preoccuparvi di rimanere bloccati in uno stile di gioco particolare. Ok, ora abbiamo il nostro personaggio, almeno una vaga idea della carriera che vogliamo perseguire, ed è tempo di intraprendere una quest. La buona notizia è che Final Fantasy XIV ne ha tantissime. Infatti ben presto ve ne verranno offerte così tante che potreste essere un po' confusi. Tuttavia, nell'angolo in alto a sinistra dello schermo è sempre visualizzata quella successiva della storia principale. All'inizio concentratevi su queste perché sono uno dei modi più veloci per aumentare di livello e sbloccano tantissime altre funzionalità e classi interessanti che arricchiscono notevolmente l'esperienza di gioco. L'icona delle quest della storia principale è di colore oro e grigio. Vale la pena tenere d'occhio anche quelle di colore oro con un germoglio verde. Si tratta delle quest Hall of Novice. Fondamentalmente sono un tutorial pensato per aiutarvi a padroneggiare il gioco. Le trial della Hall sono specifiche per il vostro combat role, quindi sono perfette per capire come usare efficacemente tank, healer o DPS prima di affrontare uno scenario multigiocatore e avere altri giocatori che fanno affidamento su di voi. Poi ci sono le icone oro e blu che indicano le quest disponibili della class o del job, oltre a quelle che sbloccano nuove funzionalità. Tecnicamente non vi servono per avanzare nel gioco, ma vale davvero la pena dedicare loro un po' di tempo. Le class quest devono essere portate a termine in ordine per mettere le mani su un Soul Crystal, comunemente conosciuto come Job Stone, che a livello 30 vi permette di trasformare la vostra class in un job. Ogni class ha una storia secondaria unica che si sviluppa durante le quest. Anche in questo caso è possibile saltarle, ma molti giocatori le adorano. Anche le feature quest sono imperdibili perché sbloccano funzionalità davvero utili come la possibilità di sbloccare una cavalcatura. Infine, ci sono le buone vecchie side quest, rappresentate da una semplice icona dorata con un punto esclamativo. Solitamente le loro ricompense non sono importanti, quindi possono essere saltate tranquillamente, però a volte le loro storie sono molto divertenti. Una quest che vale sicuramente la pena di cercare fin da subito è My Little Chocobo. Raggiunto il livello 20, potrete unirvi a una delle tre Grand Companies. A quel punto avrete la possibilità di parlare col comandante della compagnia e sbloccare la quest. Portatela a termine per sbloccare il vostro primo chocobo da cavalcare. Che carino! Se iniziate all'IMSA, un'altra quest che vale la pena cercare è Like Cats and Dogs, che diventerà disponibile parlando con Scribbled a Western Lanoscia. È disponibile molto presto e portandola a termine otterrete un servitore adorabile. Di tanto in tanto riceverete una notifica che vi avviserà della disponibilità di un Fate Full Active Time Event nelle vicinanze. Si tratta di incontri open world che vi permettono di unirvi a molti giocatori per affrontare un gruppo di nemici o un avversario singolo molto potente. Sono ottimi per guadagnare punti esperienza, soprattutto se il vostro livello è simile a quello del Fate. Vi basterà entrare nel raggio d'azione del Fate, indicato sulla mappa da un cerchio blu, e iniziare a combattere. Tutte le quest di Final Fantasy XIV possono essere intraprese in solitaria, oppure potete affrontare ogni dungeon e trial del gioco base, conosciuto come A Realm Reborn, sfruttando la funzione Duty Support che vi permette di fare squadra con determinati PNG. Tuttavia, per scoprire tutto ciò che Final Fantasy XIV Online ha da offrire, in determinate occasioni dovrete unirvi ad altri giocatori. I dungeon sono missioni legate alla storia, si svolgono in una determinata area e di solito includono moltissimi nemici, alcuni enigmi e dei combattimenti contro i boss, compreso uno molto importante proprio alla fine. Se pensate che i dungeon vi piaceranno, allora amerete i trial. Si tratta di combattimenti difficilissimi contro i boss, in cui vi allerete con altri giocatori per sconfiggere un nemico enorme. Di solito questi combattimenti adottano meccaniche speciali alle quali dovrete prestare attenzione se vorrete uscirne vivi.
Superando un trial, ne sbloccherete la versione Hard o Extreme per mettere alla prova la vostra abilità. Infine, i raid alzano ancora di più l'asticella. Un gruppo di giocatori deve allearsi per abbattere nemici particolarmente letali. I Normal Raid sono per un'unica squadra di 8 giocatori, mentre gli Alliance Raid prevedono 3 diversi gruppi da 8 e spesso assegnano a ciascuno di essi una serie di incarichi da svolgere. La difficoltà delle varianti Savage dei Normal Raid è maggiore, ma garantiscono ricompense migliori. Alcune addirittura delle cavalcature rare. Gli Alliance Raid di A Realm Reborn vanno portati a termine per progredire nella storia, quindi è molto importante non trascurare il lato multigiocatore. Lo so che avevo detto infine, ma c'è un'ultima cosa. Dopo aver affrontato alcune di queste sfide cooperative, potrete accedere a una funzionalità chiamata Roulette, che vi permetterà di rigiocarle ogni volta che vorrete. Inoltre, le roulette aumentano giornalmente l'XP e il loro timer si azzera alle 17. Se tentate di aumentare di livello il più velocemente possibile, vale la pena organizzarsi. Ora che conoscete le basi, ecco qualche consiglio in più per vivere una vita felice a Eorzea. Così come nella vita vera, in Final Fantasy XIV Online è importante ricordarsi di mangiare. Consumare qualsiasi alimento vi fa ottenere il buff Well Fed per 30 minuti, aumentando l'apporto di XP del 3%. Perciò dovreste assolutamente sgranocchiare qualcosa prima di affrontare una quest o un dungeon. Potete anche consumare 2 volte un cibo per accumulare 2 di questi buff e aumentare la durata a 1 ora, ma deve essere lo stesso. Buff di questo tipo possono essere aumentati anche da alcuni oggetti. Squadron Rationing Manual aggiunge 15 minuti alla durata dell'effetto del pasto, mentre le Free Companies, in pratica la versione di Final Fantasy XIV delle gilde, possono prolungare tempo del cibo e molto altro. Quindi vale la pena di unirsi a una di esse fin dall'inizio. Ogni volta che aumentate di livello e sbloccate una nuova abilità, accedete alla sezione Actions and Traits del menu Character e leggete la Skill Description. Magari può essere combinata con altre. Se non volete spostarvi a piedi dappertutto, dovreste familiarizzare con gli Aetherite. Questi cristalli giganti sono dei punti di viaggio rapido tra cui teletrasportarvi. Troverete il primo nell'area di partenza e ce ne sono altri in tutto il territorio. Usate Attune con quelli che trovate e potrete raggiungerli velocemente. Pagando, si intende. Una volta che avrete usato Attune con alcuni di essi, potrete usare il comando Return per tornare al cristallo impostato come punto di partenza nel menu del teletrasporto. Ma ricordate, il tempo di ricarica è di 15 minuti. Città come Limsa, Gridania e Ulda contengono diversi frammenti di Aetherite e una volta usato Attune con tutti, come piccolo bonus, potrete accedere anche ad alcuni altri luoghi di teletrasporto in quell'area. Inoltre, il teletrasporto all'interno di una città è gratuito. Un altro modo per accelerare i tempi è accaparrarsi la suddetta cavalcatura. Le cavalcature diventano un mezzo di trasporto particolarmente efficiente dopo aver sbloccato l'abilità che le fa volare. Ciò avviene dopo aver portato a termine Divine Intervention, la main story quest di livello 50 di Heavensward. In questo modo otterrete l'oggetto Aether Compass che vi aiuterà a trovare la Aether Current con cui usare Attune. Una volta usato Attune con tutte le current di una determinata area, potrete spiccare il volo. Allora, quale sarà il vostro tipo di Final Fantasy? Fatecelo sapere nei commenti! Ciao ciao!